bambini fino a, agli anziani, fino ai nonni, no? Dai bambini fino a quelli che li hanno preceduti. Io porto solo la testimonianza di un cittadino normale, c'è mia moglie e mia compagna. Poi avete visto, mi chiamo Banfi, perciò le mie origini sono di queste parti, un Brianzolo, ma la sorte mi ha portato ad abitare proprio in Valtisura, proprio in questa zona disgraziata dal punto di vista di quelle cose che dovrebbero fare, ma fortunata perché noi siamo oltre, qualcuno ci ha rubato la parola, siamo oltre, no? Faccio il nome del movimento, ma perché noi abbiamo nella nostra esperienza praticamente già fatto qualcosa che va al di fuori di tutte le altre esperienze fatte, no? Siamo riusciti a tenere insieme sia i credenti, sia i laici, sia quelli che credono ancora nell'animismo, sia quelli che vanno oltre, penso chissà cosa, però in pratica riusciamo a mettere insieme diverse persone, diverse estrazioni, diverso modo di parlare, di pensare per uno scopo comune. Tutto questo non ce l'ha insegnato nessuno, ce l'ha insegnato il fatto di aver passato 22 anni, perché ormai sono 22 anni che siamo conti, qualcuno si è raggiunto dopo, qualcuno è diventato notato, pensate, non seguendo le nostre, i nostri punti, no, i nostri dossier che mano a mano riusciamo a fare, ma leggendo i dossier dei città, cioè si sono accorti che in tutte le ragioni di quelli che vorrebbero fare la grande opera, che se no è inutile, abbiamo già dimostrato, non toglie a dirlo, ma perché questi dossier dei città sono pieni di falsità. Qualcuno leggendo tra le righe vede che ci sono molti dati falsi, pensate che loro vorrebbero far passare per dire che la ferrovia, che giustamente Gigi ha detto che è usata al 30%, loro quando dicono che non è, cioè che è vecchia, loro dicono è una, come si dice, un'opera obsoleta, loro mettono insieme, no? Tutti i dati dell'arco alpino e dicono ecco tutta la gente, cioè tutti i passeggeri, tutte le merci passeranno alla Val di Susa. Ma come si fa a mettere insieme tutte le merci dell'arco alpino? Qualcuno va da nord a sud, qualcuno va da est a ovest e viceversa. Addirittura parlano di una linea che va da Stoccolma a Malta, ma in mezzo c'è il mare, no? Eppure arrivano a fare queste considerazioni al Politecnico. Io personalmente sono andato 2 volte, ma ci sono andato 5 volte al Politecnico. Uno dice, beh, vado al Politecnico, vedo delle diapositive, vedo dei piani, no? Dove si dovrebbe parlare di dati, no? Ebbene, ti sciogliono, ti fanno vedere questi dati, no? Falsificati. E al 100% falsificati. Quando voi, l'avevo detto anche prima, ho detto Chiesa, che è venuto qualche giorno fa, proprio a Sant'Ambrosio, dove abito io, ora vedo un po' più in su. Comunque, quando vedete dei gradi che vanno all'infinito, quando un pianeta è finito, è una cosa che si vede già subito che è falsa, no? Eppure ce la vendono come se facciamo quest'opera, ci sono posti di lavoro, la nazione riparte, c'è la luce in fondo al tunnel, ma non si capisce di che tunnel parlano, di sicuro non parlano del tunnel della notturna ferrovia, non lo faranno mai, perché mancano proprio i soldi, no? E il tunnel geognostico che stanno facendo in Val Clarea, anzi invito tutti chi vuole a venire a fare una gita in Val Clarea, perché venendo qui abbiamo visto anche un grande movimento terra lì della Pedemontano, anche noi avremo una nostra Pedemontano, che è lì sempre che aspetta di essere fatta, no? Allora quando si vede stravolgere l'ambiente, quando si vedono togliere le fonti primarie, no? Perché noi siamo orgogliosi di difendere le fonti primarie, che dovrebbero essere proprio la prima cosa che ce lo dice anche la nostra Costituzione, no? Quali sono le fonti primarie? L'aria, l'acqua, la salute, no? Ebbene, facendo queste grandi opere, anche qui con tutti questi movimenti di terra, non sappiamo cosa stanno spostando sulla terra, non sappiamo, c'è qualcuno che controlla, si sa, loro dicono che c'è l'ARPA che controlla, l'Agenzia dell'Ambiente. Allora, vi porto l'esempio pratico della Val Clarea, no? In quasi ogni paese, diciamo il 99,9% della Val di Susa, esiste un comitato notato, no? A Sant'Ambrogio c'è il problema delle cave, cioè che negli anni passati hanno scavato la montagna, pensate che sopra la montagna c'è la Sacra di San Michele, no? Scavano con la dinamite. Cosa succede? Che le vibrazioni hanno fatto quasi crollare la sacra, no? La sacra ha resistito per terremoti violentissimi, no? Allora continuano a scavare e a un certo punto non solo la gente normale, ma anche l'autorità si accorta, no? Come facciamo la Sacra di San Michele diventare simbolo del Piemonte e continuiamo a scavare nelle pendici della montagna, perché poi ci cade addosso, no? Cade addosso a noi che abitiamo solo, noi abitiamo proprio a Sant'Ambrogio. Quindi hanno smesso di scavare, però hanno lasciato i buchi, no?
Allora, durante anche nella terra dei fuochi, cosa succede? Che quando c'è un buco c'è qualcuno che lo vuole riempire, no? Con cosa? Con quello che si scava intorno, no? Allora loro sperano di scavare, perché poi tanto il buco da riempire lo trovano. Se non in valle, un po' più in là, ma anche fuori dalla valle. No? Poi ci sono dei paesi che non verranno mai proprio toccati dalla grande opera, se la faranno, come se lo fanno. Però sono già nel calendario di dire, beh, se non riusciamo a mettere in quel buco, lo spostiamo un po' più in là, arriva addirittura fuori dalla valle, no? Proprio anche verso la pianura ferrata, che è molto fragile dal punto di vista geologico, perché dove c'è la pianura c'è l'acqua che filtra, no? Allora hanno già immaginato di portare l'eventuale scavo, l'eventuale marino pieno, come diceva Gigi, lo sappiamo perché hanno già fatto l'autostrada, lo sappiamo che è pieno di amianto, di altre porcherie, no? Ebbene, vorrebbero mandare in un paese come Torrazza Piemonte, cioè al di fuori della valle, dove esiste la captazione del più grande sistema idrico che invece tutto il Monferrato, cioè non c'entra niente, il Monferrato non c'entra niente con la Val di Suna, con la Val di Chivasso, però è in pianura, cioè è in discesa, perciò tutta l'acqua che esiste in quella zona dove dovrebbero portare questi veleni va a influire sulla vivibilità di gente che non c'entra niente con l'eventuale opera, no? Perciò, allora, la nostra esperienza, cioè il vostro, diceva prima che ogni paese ha il comitato notabile, il nostro è il comitato notabile e vigilanza a cave, perché dobbiamo tenere d'occhio anche queste famose benedette cave, no? Finora non si parla di riempire le cave di Santa Rosa, ne abbiamo 5 sopra la montagna, perché? Perché sono orgoglioso di dire che quando si è votata, ormai quasi ora di votare, l'amministrazione comunale del mio paese, sono stati i primi, no? A vincere con una lista civica, ma una vera lista civica, cioè gente che non aveva mai fatto politica, gente che non si è mai appoggiata a nessun partito, no? E sono riusciti a vincere con altre due liste che erano già quasi l'inizio del famoso inciuccio, no? Peggio per loro, perché dividendosi in due liste abbiamo vinto noi, abbiamo litigato. Però il nostro esempio è servito a altre amministrazioni che hanno copiato, hanno capito che se la gente normale si mette insieme, non facendo politica, comincia la gente a pensare con il suo cervello, quello che diceva anche il detto Pietro. La gente deve abituarsi a essere in prima persona, c'è niente da fare, deve uscire la sera e spegnere il televisore. Noi siamo orgogliosi, dicevo prima, in 22 anni, per noi adesso è naturale, no? Andare nei presidi, no? Basta che uno lancia l'idea, c'è da aiutare quella tal persona perché si è fatta male, nessun problema, no? Abbiamo sempre il piano B, addirittura il piano C e il piano D. Però la gente non male, ecco perché facciamo anche paura, perché come parte a fare certe cose così con facilità, no? E sono anche lieto di dire che la nostra amministrazione ha messo a disposizione gratuitamente un locale che altrimenti sarebbe stato degradato dal punto di vista che non lo usava, a un'associazione che si chiama Etinomia, no? È un insieme di parole, cioè etica e nomia, no? Tu mi spieghi? La legge, no? Cioè, imprenditori etici. Imprenditori etici. Cosa vuol dire? Che questi che vogliono fare grandi opere, no? Sia da noi che in giro per l'Italia, in giro per il mondo anche, vedi la CNC che sta facendo, no? Da noi il disastro e ha fatto dei disastri in giro per il mondo, perché se noi diamo solidarietà a tutti quelli che sono sfruttati, che sono sfruttati dal punto di vista che gli rubano l'esistenzialità, gli vanno a influire sul microclima, gli vanno a togliere l'acqua non diventa più bevibile, sono già dei paesi poveri, in difficoltà, no? Andiamo a fare delle grandi opere, ma chi l'ha chiesto le grandi opere? Non la chiedono gli indigeni, quelli che abitano lì, lo chiedono le grandi opere, quelli che diceva anche il detto Chiesa. Purtroppo abbiamo un grande nemico in qualsiasi cosa che riguarda chi comanda il mondo, non solo in Italia, ma di giù, eccetera. Questo è una cosa che è un nemico mondiale, poi che non esiste perché alla fine c'è il suicidio del pianeta, no? Quando muore il pianeta moriamo così. Allora questi signori che hanno formato Etinomia, no? Sono proprio contro questa filosofia di dire arriva la grande opera, domani c'è un mondo migliore, perché tutti avranno lavoro, il trenino passa tranquillamente senza fare danni nella galleria, eccetera. Invece questi signori hanno messo insieme la loro professionalità dicendo si può avere tanto lavoro subito con delle piccole opere, tante piccole opere, no?
sono tutti imprenditori che ognuno di loro nel suo campo, ognuno nel suo campo, no? si è messo insieme, no? Per di più hanno anche creato la rete prima di tutto, e non solo il Val di Susa, ma hanno anche avuto delle adesioni addirittura fuori dall'Italia, perché c'è proprio il sistema che ha colpito anche al di fuori della nazione italiana, francese soprattutto, perché sono molto più vicini a noi. Per esempio, ho creato anche una moneta alternativa, abbiamo chiamato Susino, parte su uno, cioè chi compra una cosa di sopra 20 euro c'è il 10% di sconto, ma almeno 2 euro, è da poco questi tempi di crisi. Ma soprattutto vogliono proprio dire che con nulla si può risolvere la crisi di qualcuno. Poi noi siamo molto, dicevo prima, no, non c'è problema darsi una mano uno con l'altro, ci sono stati ben due casi, no, che ci hanno colpito e che sono stati onorati di aver portato a termine, no? Quando Luca Bai è caduto dal traliccio, no, di voi ha seguito quello che c'è in Val di Susa, questo signore che difendeva solo il suo pezzo di terra, non è che andava sul traliccio che gli piaceva. In seguito una poliziotta ha fatto toccare quello che non doveva toccare, è caduto, è stato preso di vita, si è ripreso fortunatamente. Ma quello che ha colpito anche chi veniva dalla fuori della valle, no? Qual è stato? È stato che senza nessun problema della gente si è presa a carico della sua attività. Lui era un coltivatore diretto, no? Che faceva i mercati fino a Torino. Bene, della gente, specialmente dei centri sociali, che sono da tutti i media dipinti come dei delinquenti, no? Hanno scritto che non parlano con le vetrine, eccetera. Beh, sono delle brave persone, dei bravi ragazzi, che si interessano del sociale. Però vuol dire interessarsi del sociale. Allora, della gente senza nessun interesse ha portato avanti sia la sua coltivazione che andata a buon fine, sia a vendere sui mercati la sua attività, proprio perché la sua compagna ha potuto tirare avanti, alla fine sono stati sposati e sono andati in bene. L'altro episodio che voglio ricordare è che a Venhausen, cioè dove avremmo voluto fare la prima galleria che abbiamo acquistato nel 2005, ci sono delle persone che vogliono recuperare dei terreni dei loro nonni, no? Lì abbandonato, la gente è rimasta senza lavoro, però facciamo delle piccole cooperative, recuperiamo i terreni. Bene, due ragazzi che stavano pulendo un muretto a secco hanno trovato un residuato bellico che purtroppo non sono riusciti a isolare subito, hanno scoppiato, uno ha perso la vista, uno ha perso la mano. Ebbene, mentre i genitori, i parenti più stretti, seguivano questi due sfortunati ragazzi, che roba da liceo, no? Cioè, giovanissimi, no? Seguivano gli ospedali, le varie visite specialistiche, la gente normale del posto ha continuato quello che volevano fare i ragazzini, cioè seminare le patate, continuare la polizia e seguire le vite, no? Cioè questo sistema, no? di aiutarsi uno con l'altro, da dove è venuto fuori? È venuto fuori da questa lotta di più di 20 anni ormai. Noi abbiamo avuto dei bambini che sono cresciuti dal passeggino al suo pane superiore, e a quella gente lì, dal cervello, non li toglierai la lotta notare, ma non è che siamo solo contro un treno, siamo contro questo sistema che ci porta al suicidio del pianeta. Questo solo di tempo che la nostra lista civica di 4 anni fa, che il prossimo anno non potrà rifare, speriamo il nostro sindaco riesca a fare almeno il secondo mandato, si chiamava Cittadini in Movimento. Questo cosa vuol dire? Tiene conto di essere uno stimolo che ognuno di noi, nell'ambito della sua sfera, o interessandosi dove vive, o anche un po' più lontano, si deve impegnare in prima persona, lo diceva Gesù detto Chiesa, se non ci diamo da fare noi, i nemici che abbiamo contro non li sconfigge nessuno. E guardate, quello che dà più fastidio è il fatto che noi andiamo con la nostra faccia, andiamo con le nostre famiglie, no? Non abbiamo paura di nessuno, io quando vado in galleria mi chiedo i documenti, mi rifiuto di dargli i documenti. Perché non è giusto che loro mi dicano io sono lo Stato perché ho la divisa, tu mi devi fare delle cose nello zaino e mi devi dare i documenti. No, noi dobbiamo fornire le generalità, e se proprio vogliono un documento io tiro fuori dalla tasca la mia adesione all'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e dico prendi i nomi da lì, se non ti bastano i dati io te li do a voce e tu ti metti a scrivere. Infatti una volta che andiamo su
li mettiamo a scrivere, i soldati li aspettano a scrivere, ma li stanno lì mezz'ora, li costretteranno, ma non ci arriveranno mai, e non ci sconfiggeranno mai, è quello che dà fastidio, è quello che gli facci paura. Anche ieri sera c'è da fare una passeggiata notturna in Clarea, noi tutti i venerdì stiamo su tutto il giorno, come i dati di Sant'Ambrogio, tutto il giorno, ogni venerdì dal 2005, dedichiamo la giornata alla lotta. In questo momento se sei in cantiere, siamo in cantiere, domani saremo, quando, se cominciamo i lavori a Susa, saremo a Susa, oppure saremo per le altre trivelle, siamo abituati a muoverci, anche di notte, no? Ci aspettavano al ponte dove c'è praticamente una specie di confine, no? Ma abbiamo paura, fino a lì siamo arrivati, allora ci mostrate i muscoli, noi gli facciamo 4-5 fischi, battiamo sui guardare e poi ce ne andiamo via. Chiudo.